Ricorda ancora con grande gratitudine i maestri della scuola di danza Whisky a Gogo di Alcamo, dove ha imparato a danzare. Da prima ballerina dell'Opéra National de Bordeaux, infatti nel dicembre 2014 era stata nominata tale, dopo poco più di un anno è stata proclamata étoile. Sara Renda è la stella alcamese della danza. Già vincitrice di diversi concorsi nazionali a 10 anni, è entrata a far parte dei piccoli danzatori del Teatro Massimo. Da Alcamo all'età di 11 anni si è trasferita a Milano, entrando nella scuola di ballo al Teatro alla Scala, dove si è diplomata nel 2010 a 19 anni. Subito dopo, ecco all'Opera di Bordeaux. Già nel luglio del 2014 Sara Renda aveva ottenuto un prestigioso terzo posto nell'importante competizione internazionale di Varna in Bulgaria. Il primo premio in quell'occasione non era stato assegnato. La scorsa estate Sara ha ballato a Paestum, quindi a Roma e a Segesta. Nel gennaio scorso, per gli importanti successi già ottenuti, aveva ricevuto una targa di encomio dal comune di Alcamo. Ascoltiamo adesso l'intervista telefonica a Sara Renda. Sara Renda, ballerina alcamese appena proclamata étoile all'Opera di Bordeaux, l'Opéra National de Bordeaux. Una grande emozione per Sara che balla in Francia, insomma pratica questa attività professionale che è la sua grande passione in Francia dal 2010, giusto Sara? Giusto, proprio così. Esatto, adesso questa grande emozione per te è ancora un sogno, no? Un sogno che diventa realtà. Sì, nel 2010 sono entrata a far parte della compagnia e solo l'anno scorso ho avuto la nomina prima ballerina e un anno dopo, dicembre 2015, nomina étoile. Cosa che non mi sarei mai aspettata così velocemente e appunto come dici tu è un sogno, ancora adesso non riesco a realizzare cosa bene ci è successo. Complimenti Sara, sai che ad Alcamo ha suscitato tanto entusiasmo questo tuo successo, tante persone si sono complimentate con te. Sì, ho visto, anche tramite la mia famiglia, i miei genitori, telefonate a casa, no, ho visto che gli alcamesi sono tutti dalla mia parte, come si suol dire. Bravissima, complimenti. Complimenti. E quali sono le tue aspirazioni adesso? Adesso, per domani avrò il mio ultimo spettacolo e di questa produzione della Bella Addormentata e poi le mie aspirazioni, quali sono? Quelli di impegnarmi sempre, di mai mollare e spero di ricevere magari di riuscire a ricevere delle proposte per fare dei galà in Italia o anche all'estero in modo da farmi conoscere il più possibile. Chi ringrazi in particolare, chi puoi ringraziare almeno tra i tuoi maestri, non soltanto dal punto di vista professionale ma anche di vita? Sicuramente puoi ringraziare qualcuno sia di Alcamo che della Sicilia, oltre che di Milano, perché tu sei cresciuta professionalmente prima a Palermo poi a Milano, giusto Sara? Giusto. Io prima di tutto ringrazio i miei genitori, perché altrimenti la mia famiglia, senza di loro non sarei riuscita a realizzare il mio sogno. E poi devo ringraziare una persona molto speciale per me, anzi due. Uno è Marco Pierin, che fin da piccola è stato proprio lui a indirizzarmi verso la strada giusta, e l'altra è Patrizia Campassi, che per me sono due persone come una mia seconda famiglia, quindi devo tanto, sono sempre nel mio cuore, sono sempre con me, e queste sono le persone più importanti per me, ecco. Benissimo, tu adesso hai soltanto 24 anni e questa età così giovane ti consente di guardare
ad un futuro che speriamo tutti per te sia roseo, insomma, ricco di soddisfazioni. E tu ci hai parlato appunto delle tue aspirazioni e forse torneresti volentieri in Italia, in particolare in Sicilia, insomma, a esprimere qui le tue doti. L'hai già fatto la scorsa estate a Segesta? Sì, proprio così. Sì. Ecco, Sì, tornerai sono. presto da queste parti? Lo spero. Lo spero. Io aspetto. Nella vita mai dire mai. Magari può arrivare una proposta di ballare come ospite, non lo so, io lo spero tanto. Lo spero perché almeno un'italiana che fa carriera all'estero, però ritornare come tua nel proprio paese è un onore, farsi vedere dai propri. Cioè, è giusto, non lo so come dire, però io spero che avvenga, ecco, spero questo. Bene, porte aperte anche al cinema, considerato che il tuo fidanzato è un attore regista? No, al cinema no, non fa per me. Magari, non lo so, magari fare dei video, ballare dietro, non lo so, quello sì, però attrice no, non mi ci vedo proprio. Beh, sei già molto brava comunque nel tuo settore. E per questo ti facciamo tantissimi auguri intanto di iniziare al meglio questo 2016 che si sta aprendo, quest'anno nuovo, che sia ricco di soddisfazioni, soprattutto di serenità. Grazie, grazie mille e un augurio anche a voi e a tutti gli alcavesi. Un Bene. bacione Ti grande. aspettiamo ad Alcamo quando sarà possibile, allora ci fai sapere, insomma, ti vedremo all'opera anche qui da queste parti in Sicilia almeno, no? Ecco. Speriamo più presto. Per il momento non c'è nulla di organizzato, nulla di previsto, però Va bene. mai dire mai. Hai tanti impegni Verrà il intanto. momento. In bocca al lupo, tantissimi auguri Sara, Crepi, complimenti. crepi, crepi. Grazie, Ciao, grazie a te, grazie ciao. mille. Ciao.